tutti, oggi sono qua per mostrarvi i miei ultimi acquisti. No, purtroppo non ho fatto shopping durante i saldi, non ho trovato nulla di mio interesse, quindi sono corsa ai ripari con un po' di shopping consolatorio. Direi di partire con i vestiti che mi sono stati inviati. Dai siti online. Partiamo da Runway perché è quello che mi ha stupito di più a sto giro. Ho preso due cose che sono veramente molto molto carine. La prima è una tutina che mi avete visto anche su Instagram, vi è piaciuta veramente tanto e concordo con voi perché è veramente bellissima. Allora, è questa tutina qua di un baby blu slavato con una stampa floreale. Io sinceramente non ho capito ancora il verso perché sul sito è esposto in questa maniera, quindi veramente molto scavato, però c'è questo intreccio che fa pensare che sia questo effettivamente davanti, quindi non lo so, io in ogni caso sottometto sempre un top nero così non sbaglio, anche perché mi è leggermente larga nella parte superiore, non so se sia dovuto al fatto della taglia o al tessuto perché non aderisce bene al corpo, quindi rimane leggermente svolazzante. È veramente molto molto carina, il tessuto non è così malvagio, devo essere sincera, ed è anche abbastanza fresco. Io per il momento la sto adorando. Un'altra cosa che ho preso un po' più per sfizio mio che altro è questo abitino qua che vedete, bianco con anche in questo caso una stampa floreale. È veramente molto semplice, ha uno scollo a V ma non è scollato come abitino, ha le bretelline non regolabili, sul dietro ha un elastico e per il resto è veramente molto molto leggero anche in questo caso, è un tessuto veramente fresco e infatti speravo che fosse in questo tessuto proprio perché d'estate fa caldo e ci voleva una cosa così leggera. Peccato che sia anche fin troppo leggero, nel senso che la parte inferiore è completamente trasparente, adesso non so quanto si possa vedere, però anche cioè si vede l'intimo in qualsiasi caso. La parte superiore in realtà è più coprente perché hanno fatto tipo due giri di stoffa, mentre la parte inferiore no, c'è solo un velo e quindi è trasparente. Però come abitino per stare in casa, per andare al mare, in piscina, insomma, con sotto un costume non è un problema secondo me. Io infatti lo sto utilizzando un sacco soprattutto a casa. Mi piace che sia così bello fluttuante e molto fine, semplice, con questa stampa con i fiori. Non lo so, a me piace. Da Shein invece ho preso una gonna classicissima così di jeans, taglio ad A, ormai si stanno vedendo un po' ovunque, sono quelle che vanno portate a vita alta e io l'ho presa un po' comoda, ho preso una taglia in più perché la S che era la taglia più piccola mi sarebbe stata veramente molto giusta e a me danno fastidio i vestiti che stanno troppo giusti, non so come spiegarlo, mi dà fastidio alla pancia che qualcosa mi, non che mi stringa ma che sia troppo avvolgente, quindi ho preferito prendere una taglia in più, non mi cade, va benissimo, se poi ci infilo qualcosa dentro è l'ideale. L'unica cosa che non mi convince tantissimo è il tipo di lavaggio abbinato a questo giallo delle cuciture, non so se potete vederlo, secondo me è troppo giallo, sembra veramente una gonna finta. Ho preso poi una cosa più per sfizio che per necessità, nel senso che è una cosa che ho già a casa in un altro colore, però ero veramente molto curiosa di vedere la somiglianza fra la versione diciamo cheap online e quella di Zara. Infatti nello scorso haul, che nel caso vi linko nelle schede qua sotto in descrizione, vi avevo mostrato una sorta di camicetta canottiera di Zara, bellissima, molto delicata. In tanti mi avete chiesto dove trovarla perché in negozio io non l'ho più vista e online non sono riuscita a trovarla, e appunto sul sito di Shein c'era la sua versione praticamente identica però nera. L'unica differenza sta nella trama del ricamo, è leggermente differente, il taglio, la vestibilità, anche la chiusura sul retro sono identici. Un'altra piccola differenza è che il tessuto trasparente ha questi specie di pois, sono in rilievo in questa versione, mentre in quella che ho io bianca non sono in rilievo, non si sentono così tanto al tatto. Per il resto a me sembra veramente molto molto fatta bene, c'è qualche filo svolazzante qua e là nella parte del ricamo, però ecco, basta tagliarli. Continuando invece con gli acquisti che ho fatto io, ho preso una giacca a vento, sì, perché fa talmente freddo che c'è bisogno di coprirsi. No, l'ho presa innanzitutto per la bellissima stampa che ha sul retro, è stupendo, io amo le carpe koi, questi motivi un po' giapponesi, veramente molto molto bello. Poi il tessuto
è morbidissimo, è veramente fatto bene, è di questo verde militare, abbastanza classico, ha il cappuccio, è lunghissima, a me arriva praticamente sotto il ginocchio, e quella ha anche altre stampe veramente molto molto belle, che in realtà non sono stampe, sono effettivamente cucite al tessuto, veramente molto molto belle. E mi piace il fatto che sia appunto lunga, perché così copre bene quando poi ci sarà bisogno, non si sa mai, un acquazzone estivo può sempre capitare. E mi piace il fatto che ci sia un elastico a enfatizzare il punto vita, perché aiuta veramente tanto a dare una forma anche quando si utilizzano dei capi oversized o comunque grandi, e ecco, non ti fanno sembrare una colonna ma una persona a tutti gli effetti. Non mi ricordo se l'ho detto, ma questa giacca vento l'ho presa da Bershka, non l'ho pagata a prezzo pieno, c'era dello sconto, però i saldi ancora non erano iniziati, o meglio, io l'ho acquistata a fine giugno a Budapest e c'erano diversi negozi che facevano le promozioni, però non erano veri e propri saldi. L'ultimo vestito che ho da mostrarvi è anche l'unico che ho acquistato durante i saldi veri e propri, ovvero questo abitino di Hollister. Hollister è uno di quei negozi in cui io non entro mai se non durante i saldi, infatti sono riuscita in passato a trovare delle cose veramente molto molto carine e pagate il giusto prezzo, perché secondo me è abbastanza costoso come brand. Comunque, a parte questo, ho trovato questo abitino blu notte con stampa floreale che per me è bellissimo. È semplice, però ha un tessuto morbidissimo, mi piace veramente tanto questo tessuto. Inoltre mi piace come taglio, mi piace come mi sta addosso, sul retro ha un filo che va intrecciato, lascia la schiena leggermente nuda, è bellissimo, io me ne sono innamorata, ma vedendomelo poi addosso me ne sono innamorata ancora di più, mi piace veramente tantissimo. Non so se avete notato che ultimamente sto acquistando molte tutine e abitini, questo perché nel mio armadio in realtà non ne ho tantissimi, perché non mi sento molto sicura del mio fisico, in particolare con le gonne e abiti, e ultimamente invece sto riscoprendo un po' più la voglia di vestirmi in un certo modo, sto cercando di superare questi miei limiti e devo dire che mi stanno piacendo addosso le cose, quindi sono sulla buona strada. Divagazioni a parte, ho da mostrarvi tre cover che ho acquistato su AliExpress. Dovete sapere che ho una grandissima passione per le cover in silicone giganti, ho fatto anche un post sul mio blog in cui vi mostro tutte le mie cover, quindi ve la linkerò sempre nelle schede qua sotto in descrizione, e ho delle cover enormi, ingombranti, che a me piacciono tantissimo, sono le mie preferite, quindi non potevo non prendere questa cover, che era praticamente l'unica che mi mancava di questo genere. Questo è un personaggio tratto dalla Città incantata di Miyazaki e adoro, adoro, la volevo acquistare già da tantissimo tempo, tutte le volte rimandavo perché mi dicevo no ma non ne ho bisogno, no ma ne ho già tante altre così in silicone grandi, no, non c'è scusa che tenga, l'ho pagata mi sembra 2,20€ ed è bellissima, è super morbida, ancora non l'ho potuta utilizzare perché ne sto usando un'altra, però mi piace veramente tantissimo. Ho preso poi due cover molto più semplici, appunto perché ho tutte queste cover ingombranti e quando devo uscire magari con una borsetta più piccola entro in crisi, quindi ho preso due cover più semplici però carinissime. La prima è questa qua, che ha una stampa molto colorata con tanti dolcetti, drink giapponesi, mi piace veramente da matti. Se non sbaglio l'avevo vista da Nekomata Hime, che è tipo una ragazza bellissima che seguo su Instagram, vi consiglio di seguirla anche voi se vi piacciono le cose in stile giapponese, ma in generale è una ragazza bellissima che fa delle foto meravigliose, e quindi siccome era appunto il genere di cover che stavo cercando, l'ho presa subito appunto su AliExpress, è in gomma rigida. L'ultima cover che ho preso è anche quella che sto utilizzando in questo momento, perché da quando è arrivata me ne sono completamente innamorata. È in gomma rigida anche questa, avvolge perfettamente il telefono, è matte con il disegno in rilievo, è di un colore veramente molto chiaro, infatti si è leggermente sporcata, è un rosa pallido con disegnate tutte queste pesche a mo' di faccia. E se non sbaglio dovrebbe essere un personaggio coreano che si chiama Peach o qualcosa del genere. Ci sono tantissime cover con questo personaggio, ma non tante così semplici. E io cercavo proprio una cosa di questo tipo, semplice però comunque colorato o carino. E poi finalmente è uscita la nuova collezione di Nabla, ovvero Free Domination, che io puntavo veramente da tanto perché avevo visto degli ombretti che mi piacevano da impazzire, e quindi proprio il giorno in cui è uscita la collezione ho fatto un ordine e il giorno dopo mi è arrivato tutto.
tutto. Vi mostro quindi che cosa ho acquistato, nel caso foste curiosi di vedere questi ombretti all'opera, nel video scorso, nel mid-year book freakout tag, mi ero truccata con tutti gli ombretti e avevo sulle labbra il rossetto che ho acquistato. Partendo dagli ombretti ho acquistato questi due, ovvero Eresia che è un viola matte e Lotus, un rosa freddo sempre matte. Sono degli ombretti super pigmentati, veramente molto belli, a me piacciono tantissimo. Li ho comprati nel refill perché appunto ho le palette magnetiche, questa è la Liberty 6 e poi mi sono acquistata anche una Liberty 12 appunto per poter mettere tutti gli altri ombretti che ho che sono invece più brillanti, mentre in questa piccola tengo i matte. L'ultimo ombretto che ho acquistato è Alchemy, che è questo ombretto qua. È praticamente un ombretto duochrome su viola, azzurro, pesca, veramente meraviglioso. E poi ho comprato un blush Habana che fa sempre parte della nuova collezione e di questo colore pesca mandarino. Tra l'altro, questo blush profuma di cocco. Ha un odore di cocco di estate pazzesco, io tutte le volte che apro la mia palette c'è questo odore buonissimo che ne esce e adoro follemente. Poi sapete che sono in fissa con il color pesca. Come vi anticipavo poco fa, ho comprato anche un rossetto liquido, che è il mio primo rossetto liquido di Nabla. Ero molto curiosa di provarli già da un po' di tempo e quando è uscita questa nuova colorazione mi sono decisa. Questo è infatti Fetish Mauve, uno dei nuovi colori usciti appunto nella collezione Free Domination ed è un color malva. Su di me adesso che sono abbronzata esce un po' più marroncino, però secondo me quest'inverno sarà veramente top, sarà fantastico. Poi con il trucco che avevo fatto nello scorso video appunto, secondo me l'abbinamento ci sta. Ho visto che in tanti mi avete commentato che vi piaceva come ero truccata, quindi mi fa molto piacere perché io non sono esperta o chissà che cosa, però mi piace truccarmi e comprare trucchi, insomma, provare cose nuove, quindi sono doppiamente contenta. Ultimi, ma non per importanza, dei pennelli che ho acquistato da Kiko. Io non entravo da Kiko da più di 2 anni e avevo bisogno di alcuni pennelli in cui non volevo investire particolarmente, quindi sono entrata da Kiko per vedere se avevano quello che cercavo e fortunatamente scontavano al 30% questa linea di pennelli. In realtà a me servivano soltanto questi due, ma poi mi sono lasciata tentare anche da questo bello cicciotto. Il pennello che stavo cercando era questo qua, ovvero un pennello per fare contouring. Io non faccio praticamente mai contouring, però è una tecnica che mi piacerebbe provare, sperimentare, soprattutto in inverno. Quindi volevo provare e non mi andava di spendere troppi soldi per un pennello, quindi ho detto proviamo con questo qua di Kiko, che tra l'altro ha le setole veramente morbidissime. Ho preso poi un banalissimo pennello per blush, perché quello che ho io ce l'ho da più di 10 anni e le setole iniziano, cioè sono veramente consumate. Era tra l'altro un pennellino di Essence che sicuramente terrò per viaggiare perché è piccolino. E niente, anche questo è morbido non quanto l'altro sicuramente. E io preferisco questi pennelli angolati per applicare il blush, mi trovo veramente molto molto bene. E prima di acquistare il pennello per fare contouring, lo facevo appunto sempre con questo tipo di pennello perché appunto mi trovo bene. L'ultimo pennello di cui non avevo bisogno ma da cui mi sono lasciata tentare è questo pennello enorme, anche in questo caso angolato, per stendere la cipria. È estremamente morbido, mi piace veramente tanto. Io il pennello da cipria che sto utilizzando in questo momento è sempre di Kiko, ma le setole veramente un po' pungenti. E quindi sì, non ne avevo bisogno, ma è estremamente morbido e angolato e mi piace. Questi erano quindi i miei ultimi acquisti. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se c'è qualcosa in particolare che vi ha colpito. Fatemi inoltre sapere se voi invece avete trovato qualcosa di interessante durante i saldi, perché io sono rimasta delusissima quest'estate. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima.